Venditalia 2014, siamo allo stand della Alba Tramezzini e siamo con Mimmo Albano, il titolare dell'azienda. L'abbiamo beccato mentre si stava riposando dopo essere stato assalito per ben 4 giorni in questa fiera 2014, nella quale come al solito ha presentato un mucchio di novità, ma tra queste ce n'è una che è andata ad essere premiata per il packaging for vending nella sezione food. Mimmo, intanto è un bel po' che non ci rivediamo, saluta pure gli amici di vendingtv.it. Buonasera a tutti. E allora, noi qui abbiamo queste 4 referenze con degli scatolotti, io mi permetto di chiamarli così ma solo per dargli una definizione, degli scatolotti che contengono dei prodotti alimentari. Sono prodotti che, come al solito, vengono realizzati dalla tua struttura, commercializzati da Alba Tramezzini, sono in combinata insieme alla FAS per il progetto Dolce Vita, Calde Delizie, nell'ambito del progetto Food 24, e rappresentano per te un punto d'orgoglio. Perché? Perché sono andate a vincere il premio Packaging for Vending. Sì, sicuramente rappresentano una grande soddisfazione per la nostra azienda, ma per me in particolare, che oramai da 2 anni crediamo nel progetto iniziato con Luca Adriani della FAS. Sono confezioni che hanno vinto il primo premio per l'innovazione, ma per l'immagine, e sono confezioni che hanno riscosso veramente un grande successo in questa edizione del Venditalia. Ricordiamo che tutti i packaging da te realizzati per il progetto Food 24 sono microondabili. Ricordiamo che cosa significa microondabili. Microondabili significa che sono dei packaging che durante le fasi di riscaldamento in forno a microonde hanno comunque le caratteristiche che corrispondono a quelle che sono le direttive del Ministero della Salute, quindi non rilasciano sostanze nocive e tossiche per il consumo umano. E altro che tossico, qui ci sono delle cose assolutamente salutari. I nuovi prodotti sono tutti lievitati, abbiamo calzone, pizza margherita, pizza alla diavola, e poi in questo caso abbiamo i nuggets di pollo. Da dove nasce ora questa nuova trovata del nuggets di pollo? Beh, nasce dal fatto che a volte mangiamo più per fare uno spuntino che non per un'esigenza di fame. Quindi abbiamo realizzato dei prodotti sfiziosi, dei prodotti che si possono consumare in determinati orari della giornata, non legati alla pausa, strettamente alla pausa pranzo. Insomma, prima o poi, oltre al prodotto Puccia, che è tipico della Puglia, ci potremmo aspettare di vedere, che ne so, gli arancini siciliani prodotti da Alba Tramezzini. Beh, stiamo lavorando anche per quello. Aiaiaiaia, ho svelato un segreto involontariamente. Cerchiamo di non fermarci mai da quel punto di vista, Fabio. Cerchiamo sempre di trovare qualcosa che possa incontrare il gusto e le esigenze del consumatore. Mimmo, voi siete bravissimi sotto tutti i punti di vista. Io ho avuto modo di sentire durante questi 4 giorni delle parole lodevoli verso l'operato della tua azienda e del tuo staff. Bravo, 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 bravo ancora una volta, proprio perché riesci a garantire una genuinità dei prodotti, direi assolutamente al di fuori della norma. E allora, saluta pure gli amici di vendingtv.it. Ci vediamo alla prossima edizione del Venditalia, che sarà proprio nel corso di Expo 2015. Probabilmente invece noi andremo a trovarlo in incognito, facendogli forse anche una sorpresa, per andare a guardare come vengono realizzati i prodotti Alba Tramezzini, dunque dando uno sguardo alla catena di montaggio, agli apparati produttivi, alla location in cui nasce tutta la filiera del prodotto Alba Tramezzini. Grazie Mimmo, noi continuiamo nel frattempo. Fabio Russo per vendingtv.it qui a Venditalia 2014. Continuiamo.